Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il media web Le Ali del Bruco. Sono di nuovo in compagnia con ormai una persona che sta diventando... Allora, io volevo dirvi una cosa, no? Aspetta. Elisabetta, ti silenzio subito così. Allora, io volevo dirvi una cosa. Sto mettendo in descrizione a questo canale i riferimenti di Elisabetta perché vorrei che gli altri youtuber, ma non solo con lei, la contattassero per portarla dentro i loro format, perché vi posso assicurare che è straordinaria in termini di preparazione, in termini di ricerca, in termini di competenza. È una di quelle veramente meticolosa nelle puntate, quindi andate sui suoi riferimenti, cercatevi il contatto con Elisabetta, cercate di, come dire, fare di tutto per averla. Io sono sicuro che lei in qualche maniera sarà disponibile a rendersi protagonista anche di altri foro. È inutile che stiamo a raccontarcela fra noi, dobbiamo divulgare e condividere le competenze là dove ci sono. Detto questo, cara Elisabetta, buonasera, come stai? Bene, mi hai fatto arrossire, grazie, grazie mille. No, grazie, doveroso. Doveroso. No, sto benissimo, anche perché appunto è vero, tutta questa attività di divulgazione è molto stimolante, quindi io sono ben felice di contribuire e vediamo dove porterà, diciamo, professiamo il verbo, se vogliamo usare dei termini. Esatto. Insomma, sono molto contenta. Stasera puntata proprio speciale, mi sta molto a cuore, perché ho contattato la dottoressa Stefania Tosi, che è una docente, una ricercatrice, ha conseguito una magistrale in storia medievale, è anche docente e negli ultimi anni si sta occupando di storia antica e anche di mitologia. Si è particolarmente concentrata nella storia dell'Egitto e nel femminino sacro, che è un po' l'argomento, diciamo, di stasera. E ha in attivo un sacco di libri, stasera ne tratteremo uno, ma in realtà ha in attivo molti testi, tutti interessanti e tutti fatti con una ricerca molto meticolosa. Possiamo dire che cominciamo con questo e poi proveremo ad averla ospite, se non scappa, diciamo, proveremo ad averla ospite in altre puntate. Sì, io spero che, insomma, che le piaccia stare con noi e che insomma, che possiamo avere altre occasioni per poter parlare. Stasera, insomma, lo faccio vedere subito, il libro è La Dea delle Origini, edito da Uno Editori, e tratta proprio del femminino sacro, cioè l'antico culto, ormai purtroppo è andato nell'oblio, della dea primigenia prima dell'avvento del patriarcato. E questa è la grande, diciamo, questo testo di divulgazione scritto benissimo, fa proprio questo, racconta, circoscritto al periodo del paleolitico, del neolitico, l'antico culto legato alla dea, e anche racconta quella trasformazione, il pervertimento che ha portato da questo antico culto fino all'arrivo del Dio Padre e anche appunto del patriarcato. Un testo bellissimo, davvero bellissimo e molto interessante, anche raro, perché raccoglie delle testimonianze, delle fonti che io personalmente, che bazzico già in questi temi, insomma, non conoscevo, quindi è un prezioso libro che consiglio a tutti, assolutamente. Bene, allora io direi di andarci a conoscere la relatrice di questa sera, Stefania Tosi. Cara, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti e grazie Elisabetta alle tue parole, ti assicuro mi hanno emozionato tantissimo e penso che questo valga per tutti gli autori. Quando senti qualcuno parlare del tuo libro c'è sempre una grandissima emozione, davvero. Beh. Sì, no, tra l'altro lo dico veramente con sincerità, perché sono testi, è vero, sta emergendo sempre di più questo tipo di studi legati all'antico culto della dea, ma sono ancora pochi rispetto a quello che dovrebbe essere. Quindi questi testi sono preziosi, perché spero che aprino la porta, cioè spalanchino questo orizzonte, ecco. Speriamo. È quello che...
Allora, avete preparato una scaletta di domande, sicuramente, io già so, non la maltrattare troppo, l'ospite di stasera, non vogliamo che scappi al primo appuntamento, però cerchiamo di tirar fuori il maggior numero di contenuti possibili. Siamo tutte orecchie, forza Elisabetta. Beh, sì, diciamo che l'argomento è molto corposo. Naturalmente, io direi di partire introducendo l'argomento, perché io non so quanti dei nostri spettatori, di chi ci segue, sa che in un lontano passato c'era un altro tipo di culto, c'era una forma diversa, una forma sociale diversa, che tu descrivi molto bene. E anche di indole molto pacifica, e quindi vorrei che insomma ci raccontassi anche da dove è partita questa idea di scrivere della Dea, ecco. Intanto grazie a tutti coloro che sono qui con noi questa sera e che sono interessati a conoscere, insomma, la Dea delle origini. Il viaggio che racconto è un viaggio che in effetti parte da lontano perché inizia nel lontano paleolitico. In realtà tutto nasce da un presupposto che poi con il tempo è diventato, anche dal punto di vista scientifico, una realtà, una verità, ossia che molte delle cose che noi abbiamo finora considerato corrette riguardo al passato antichissimo è frutto in realtà di una errata interpretazione. E ci sono tantissimi stereotipi, in parte perché mancavano le conoscenze, in parte proprio perché si sono forgiati tramite come dire, la mentalità dell'Ottocento che per quanto riguarda la storia ha dato tantissimo come imprinting proprio da questo punto di vista. La Dea delle origini vuole proprio indagare quell'aspetto primigenio che ha unito i nostri progenitori, i nostri antenati, prima di quella che noi chiamiamo l'avvento delle grandi civiltà, quindi dai Sumeri in poi, Sumeri, Egizi e quant'altro. Perché in un certo senso anche da questo punto di vista c'è un po' come dire, un pregiudizio. Sembra quasi che noi come specie, i sapiens, in qualche modo siamo diventati abili e creatori di arte, così come anche di guerra o comunque di società, soltanto con l'affermarsi delle prime grandi civiltà. In realtà, quello che è emerso grazie alle scoperte che sono avvenute relativamente di recente, beh, c'è un passato tremendamente affascinante che ci coinvolge tutti e che affonda le sue radici nel 30, 40, anche oltre, avanti Cristo, ovviamente. E stiamo proprio parlando di quel tipo di società fatta di raccoglitori e cacciatori che nel nostro immaginario erano sostanzialmente degli uomini primitivi, quindi brutali, rozzi, a volte perché no, anche un po' sciocchi, un po' stupidi. Beh, non è così, non è così, e soprattutto molti degli stereotipi anche sociali per quanto riguarda l'organizzazione del clan o delle tribù vanno rivisti. E da questo punto di vista io parto proprio da un tema che molto spesso non viene considerato, che è quello dell'arte del paleolitico. E io prendo sempre una realtà artistica in primo luogo, che è la famosissima e bellissima Grotta di Chauvet. La Grotta di Chauvet è una di quelle scoperte archeologiche a cui facevo riferimento che ha cambiato il modo di interpretare il nostro passato. La Grotta di Chauvet è stata scoperta casualmente nel 1994, quindi è come dire l'altro ieri. Eh Però sì. possiamo dire che c'è un prima Chauvet e un dopo Chauvet, perché la Grotta di Chauvet con la sua arte rupestre segna davvero un punto di confine. Punto di confine che già era stato toccato alla fine del secolo scorso con la scoperta di Altamira. Basta dire che lo stesso Picasso disse una volta che ammirò i graffiti e l'arte rupestre di Altamira che dopo questo c'era solo decadenza. E Picasso non ha potuto vedere Chauvet. Chauvet è impressionante. E allora, perché sono così legata, così anche proprio affezionata alla Grotta di Chauvet, perché secondo me è il punto di partenza perfetto ed è quello che più di tutti forse riesce a restituire come erano i nostri antenati. Quindi
Qui vedete una rappresentazione, una delle tante. La grotta di Chauvet, quella reale, non è più visitabile, è stata chiusa al pubblico. L'hanno ricostruita però con le scansioni tridimensionali. Esatto, c'è una ricostruzione dettagliatissima al centimetro che permette in qualche modo di rivivere l'emozione della grotta di Chauvet. E non è soltanto per quanto riguarda l'arte, è proprio per com'è la grotta, bisogna proprio vederla. È una grotta, quando entri sembra di entrare in una cattedrale, è traslucida, emana, come dire, ci sono delle trasparenze, dei bagliori, stalattiti, stalagmiti. È molto particolare, è una grotta carsica che sicuramente per coloro che casualmente la videro assunse subito come dire, un'impressione di qualcosa di magico e di sacro. L'arte rupestre che noi troviamo all'interno di Chauvet è proprio il racconto mitologico e spirituale del rapporto che esisteva tra quei clan di cacciatori e raccoglitori, che erano anche dei grandissimi artisti, e il mondo circostante. Si è dibattuto tantissimo sull'arte rupestre, si è pensato che fosse una sorta di magia simpatica per propiziare la caccia, si è pensato che fosse soltanto un modo per raccontare la natura circostante. In realtà no, non è questo, sicuramente non è la caccia, perché nel caso di Chauvet, che ripeto, risale a circa 33.000 avanti, 33.000 anni fa, non c'è nessuna scena di caccia. Non c'è nessuna scena di morte, non c'è nessun spargimento di sangue e soprattutto non c'è nessuna raffigurazione umana. L'essere umano non c'è, non è protagonista della scena. Chi è la protagonista? La grotta con la sua conformazione, i disegni, e a un certo punto, nella sala più in fondo, la presenza trascendente e immanente che noi possiamo definire la dea. Cosa significa? Per coloro che decisero di raccontare la spiritualità dell'epoca all'interno di Chauvet, la grotta non era soltanto un'entità fatta di roccia, era qualcosa di molto più profondo, era la manifestazione di un principio che per i nostri antenati era più che evidente, cioè il fatto che si fosse immersi in una realtà magica, in una realtà che, come dire, era dominata dagli animali, dal mondo animale. Infatti, non a caso, gli animali che sono rappresentati, tra l'altro, con delle scene di, come si può dire, di realismo, ma anche di effetti 3D, quindi magari presentano più zampe, perché? Perché in quelle scene, in quelle particolari zone venivano sicuramente, almeno, sicuramente non posso dirlo, è molto probabile che venissero rappresentate dei rituali giocati proprio con l'effetto di luce e ombra per dare la sensazione che le creature si muovessero, per dare proprio quella sensazione che ci fosse una fusione tra il mondo umano e il mondo animale, quel mondo animale che era una rappresentazione della divinità. Infatti era percepito moltissimo la trasformazione non solo da un animale all'altro, ma anche dall'uomo e l'animale. Perché in realtà il nostro passato è fatto di sciamanesimo. Infatti, all'interno dei clan c'erano quelle figure che erano proprio preposte alla mediazione tra il piano umano e quello superiore. E dicevo che all'interno della grotta di Chauvet c'è il pannello dei cavalli, che è meraviglioso, quello dei leoni ancora di più. E poi c'è la presenza immanente. Nella sala del fondo c'è uno sperone di roccia che presenta una creatura. Una raffigurazione, se volete, un po' particolare. Si identificano perfettamente esatto, è questa, dove si vede un animale che lentamente si sta trasformando e si vede quello che è sicuramente un pube femminile. Questo è l'unico elemento umano presente nella grotta. Perché? Perché la grotta era una manifestazione di quel grembo universale. E quindi la rappresentazione di un principio femminile. Siamo in un momento in cui l'elemento maschile nella procreazione non possiamo dire che fosse completamente ignorato, ma sicuramente non sapevano come noi la meccanica precisa di un concepimento. Quindi, anche se avevano sicuramente intuito che il maschio era essenziale, il fatto che magari
a ogni atto, non per forza, come dire, corrispondesse a una gravidanza, questo dovesse, deve aver dato la sensazione proprio di qualcosa di magico, che sfuggisse alle regole che potessero essere intuite. E allora, in qualche modo, c'era la percezione che il femminino fosse un elemento soprannaturale. Tra l'altro, in natura, tutto nasceva da un grembo, Sì. più o meno metaforico, no? Che può essere la terra, così come qualunque animale, così come gli esseri umani. Cioè, c'è questa idea del grembo che è proprio, non è soltanto da dove si nasce, ma anche da dove si ritorna, cioè il luogo che poi mi permette di accedere a un'altra realtà, cioè il momento della morte. Questo doveva essere sicuramente percepito, perché infatti i tantissimi rituali sciamanici che vengono in qualche modo, che sono stati tramandati, avevano proprio questa funzione, quella di avvicinare i mondi e, perché no, anche di svolgere un ruolo di, come dire, di accompagnatore verso il mondo delle anime. E in tutto questo la nostra idea è che quando noi parliamo degli artisti si tratti esclusivamente di artisti uomini. Ma in realtà è stato fatto uno studio da un ricercatore americano che si chiama Dean Snow, il quale ha rilevato che in realtà come dire, le tracce lasciate suggeriscano che in realtà ci fossero più artiste donne che uomini. Certo, è una supposizione, questo non significa che qualcuno era superiore ad un altro, ma significa più che altro abbattere un preconcetto e quindi in qualche modo mettere da parte l'idea di una società così fortemente gerarchizzata come siamo abituati a studiare quando ci avviciniamo a realtà come quella appunto egizia oppure quella greca o romana. È probabile che in quelle realtà di raccoglitori e cacciatori ci fosse in realtà un altro tipo di organizzazione sociale, anche perché lo richiedeva proprio il tipo di vita. Tra l'altro, a differenza di quello a cui spesso siamo abituati a pensare, i raccoglitori e i cacciatori vivevano molto bene, erano dotati di grande salute, erano molto alti, mangiavano bene, mangiavano meglio di come accadrà successivamente quando si passerà invece all'agricoltura. E quindi, in qualche modo, questa condizione ha anche favorito l'espressione artistica e, perché no, anche la riflessione spirituale e voglio anche dire filosofica, perché in fondo quando noi cerchiamo di decifrare il significato della vita o comunque i misteri che ci circondano, stiamo facendo una sorta di filosofia. E quindi, quando noi usiamo il termine primitivo, vogliamo sempre sminuire. Ma dicevo, questo è un preconcetto. Invece, i nostri antenati non avevano davvero. È sbagliato sminuire, lo dico sinceramente. Tra l'altro, il tipo di vita che conducevano loro era un tipo di vita davvero più sano, più equilibrato rispetto poi ai primi agricoltori, intendo dire. E hanno avuto la possibilità proprio di creare grande arte e soprattutto vivevano in una realtà in cui l'elemento naturale era fondamentale. Io credo che in qualche modo si sentissero, o meglio, potremmo definire come si sentissero esattamente come usano dire gli indiani d'America, cioè quando dicono che siamo tutti correlati, no? Quel Mitakuni Oyasin, e secondo me nella tradizione indiana c'è tantissimo del ricordo ancestrale di quella realtà, che per noi ormai è una realtà dimenticata, obliata, ma negli indiani d'America invece è, come dire, resistita fino al secolo scorso e le tradizioni che loro hanno mantenuto oralmente sono giunte fino a noi. Ecco, io credo che proprio quella cultura conservi ai tempi moderni il ricordo più vivo di quella realtà. Di quella realtà che girava tutto intorno a un elemento femminile, i cui animali, ecco, erano invece come animali sacri, erano l'orso, erano il cavallo, erano la pantera, erano qualunque forma animale, perché qualunque creatura era un'espressione di questo principio femminile. Quindi anche se diciamo grande dea o dea madre, non è per sminuire, ma è per dare l'idea che tutto girasse intorno a un principio che era considerato universale. Adesso mi fermo, perché Sì, sennò vado avanti. Mi possiamo sta venendo in considerare che in mente. tutte le culture animiste si è mantenuto un po' questo tipo di approccio, anche quelle diciamo che ormai sempre più raramente sono sopravvissute fino ai giorni nostri.
giro. Assolutamente, sì, perché comunque è un retaggio, è un ricordo e molto spesso pensiamo che qualcosa accada in un luogo circoscritto e rimanga lì, ma non è vero, cioè nel senso siamo sempre stati viaggiatori e abbiamo sempre fatto muovere idee insieme a merci o a quant'altro e quindi anche la cultura, anche i valori spirituali. Anche i simboli hanno viaggiato insieme a noi. Infatti, non è un caso che quando parliamo di femminino sacro e di grande dea, in automatico dobbiamo citare le Veneri del Paleolitico. E le Veneri del Paleolitico sono delle rappresentazioni sparse un po' ovunque. E davvero, quando dico sparsi un po' ovunque, intendo dire da un lato all'altro dell'Europa, okay, del Mediterraneo, e produzione artistica che è continuata anche nel Neolitico. E non a caso nella copertina del libro c'è la Venere di Brassempouy, che è questo volto bellissimo. Piccolissimo perché è di 3 centimetri e la Venere di Brassempouy è la prima manifestazione di un volto umano. Risale a circa 25.000 anni fa ed è la prima rappresentazione di un volto umano. Se voi la osservate, rimarrete sicuramente catturati dalla delicatezza della capigliatura, però ad esempio non sono stati incisi, non sono stati disegnati gli occhi. Questo perché il volto è rimasto un po' così, nell'ignoto, ma per quale motivo? Perché ha un valore universale, non voleva essere il ritratto di una donna, voleva essere il ritratto di un'idea. E quindi qui arriviamo a un altro elemento caratterizzante la nostra specie, che è la capacità di astrazione simbolica. Quel volto è un volto che ha un valore evidente, intrinseco, ma anche un valore simbolico. E la Venere di Brassempouy, secondo me, infatti non a caso l'ho scelta come copertina, è davvero bellissima. E tra l'altro sono sempre molto piccole perché la vedete di profilo, sono sempre molto piccole perché comunque era un'arte mobile. Immaginiamoci questi cacciatori e raccoglitori, quindi non potevano portarsi statue gigantesche. Lo possiamo considerare un talismano, un amuleto. Un simbolo sciamanico, è tutto quello che ci può venire in mente e accompagnava la tribù, il clan in cui veniva inciso. Quindi immaginiamoci anche il tempo che ci vuole per realizzare un'opera d'arte come questa. Questo vale per tutte le Veneri, non solo per questa, per qualunque. Immaginiamo il tempo che poteva essere dedicato alla raccolta, alla caccia o alla fabbricazione di indumenti, di armi, alla cura del fuoco. Tutti elementi fondamentali per la sopravvivenza. Invece ci si è dedicati alla realizzazione di una meravigliosa opera d'arte. Bellissima, ma ai fini della sopravvivenza è poco, Sì, direi, poco efficace, poco pare che non efficiente. ne abbia, sì. E Perché non invece. era vera la sua funzione, aveva qualcosa di spirituale, di Certo. simbolico. E lo stesso vale per le altre, ce n'è un'altra molto bella che è la Venere di Lassol, oppure chiamata anche la Dama del Corno. E quella Venere, secondo me, rappresenta più di tutte l'idea del femminino. In questo caso abbiamo una figura femminile, anche qui il volto non è delineato, ma regge in una mano un corno che presenta delle tacche. Allora, cosa sono quelle tacche? È sostanzialmente un calendario legato alla fertilità, perché è evidente che ci fosse il bisogno in qualche modo di spiegare la magia della procreazione e Certo. della nascita. E sicuramente il sangue mestruale in qualche modo avevano intuito che fosse un elemento necessario, no, per poi iniziare a procreare. Non a caso, uno dei colori più sacri che troviamo sin dai tempi dei Neanderthal è il color ocra, è il rosso. Perché il rosso? Proprio perché il rosso richiama il sangue e il sangue nell'esperienza diretta era il sangue legato proprio alla vita, alla magia della vita, ma e alla magia della morte. Quindi il colore rosso ocra resterà una costante
davvero di tutta la storia artistica paleolitica e neolitica. E di più, ci sono delle rappresentazioni. Ecco, lì in basso c'è la Venere di Lassol che regge il suo corno. E, tra l'altro, notate come la mano è appoggiata al ventre proprio perché vuole simboleggiare il fatto del periodo fertile, no? Cioè quindi il ciclo, quando si potrà procreare, quindi un ele elemento femminile ben preciso, volto indefinito, caratterizzazione di un elemento femminile destinato proprio alla procreazione, quindi a dare la vita. E dicevo che l'elemento ocra è un elemento che rimarrà costante e noi lo troviamo anche su dei reperti ancora più antichi. Per esempio, c'è una Venere che si chiama la Venere di Tantan, che è di la sua datazione Tan uscita o tam? Tan o tam tam? Tantan. Ok. E la sua datazione oscilla tra il 500 e 300.000 anni. Però. E quando la si vede, Grandissimo. ha una forma che ricorda molto una figura umana, non per forza femminile, ma una figura umana. E infatti Sì. si dibatte. È stata realizzata così, si è creata naturalmente. È probabile che, come capiti in natura, questa roccia si sia creata naturalmente. Però qual è l'elemento interessante? Innanzitutto che è stata raccolta e portata dove poi è stata trovata, quindi vicino alla sepoltura. Ma il secondo elemento fondamentale è che sono state trovate tracce di ocra rossa. Quindi vuol dire che quell'oggetto, una volta individuata la sua fisionomia, è diventato un oggetto sacro e allora l'ho colorato con il colore magico legato alla vita e alla morte, l'ocra. Ecco, per Quindi dire. il culto del femminino non è solo universale dal punto di vista archetipico e simbolico, ma è anche un culto che diciamo così, si sparge in molte parti del globo, no? Sì. Lo ritroviamo non solo nella nostra area, ma anche in culture, e in aree geografiche, lontane rispetto a questi ritrovamenti. Questo è interessante perché significa che questo culto, era riconosciuto, a livello, in questo caso, insomma, a più livelli, in più luoghi. Questo è molto, insomma, è molto interessante. Era riconosciuto in più luoghi e veniva celebrato in tante forme e poi nel Neolitico le Veneri sono alcune unità. Invece nel Neolitico possiamo contare diverse migliaia di statuine, quindi la Però. produzione è stata abbondante. Ed è universale perché in qualche modo prima delle grandi trasformazioni sociali e prima comunque dell'avvento dell'agricoltura che ha segnato davvero un drastico cambiamento nello stile di vita, i nostri antenati vivevano in un contesto in cui l'elemento umano era uno dei tanti, cioè non c'era questo concetto di antropocentrismo che, come dire, è diventato dominante soprattutto con il cristianesimo, che sembra che insomma tutto ci è dovuto e noi siamo il centro di tutto. No, ecco, per un lungo periodo noi siamo stati un elemento affiancato ad altri e quindi ci sentivamo evidentemente parte di un sistema magico di cui non capivamo le regole o le leggi, ma lo vedevamo funzionare sotto i nostri occhi e quindi ecco che nasce l'idea proprio del come mettersi in contatto e allora nasce questa prima forma che è lo sciamanesimo e quando noi diciamo sciamanesimo ricordiamoci che molto probabilmente c'erano anche delle sciamane donne, delle sacerdotesse donne, quindi non releghiamo soltanto al momento maschile, ma è probabile che ci fosse una aperta condivisione di ruoli e di funzioni. E questo, sì, no, Infatti, prego. Stefania, ti chiedevo perché, no, ho prima parlato che appunto questo culto, è prima del patriarcato. Allora uno, magari una persona, pensa automaticamente, allora c'era il matriarcato, in senso, no, di antitesi a quello che è venuto dopo. Invece tu spieghi nel libro che non c'era una forma, non era una vera e propria forma matriarcale, nonostante,
la donna rappresentasse l'incarnazione, no? Comunque della dea e del femminino, però non c'era questo tipo di società. Che tipo di società esisteva? O comunque, se abbiamo modo, insomma, abbiamo prove rispetto a come funzionasse, la società in quel periodo? Le prove nel senso, ovviamente non abbiamo dei documenti scritti, abbiamo più Certo. che altro delle, soprattutto per quanto riguarda alcune realtà, sappiamo, o comunque si può, ci sono validi motivi per ipotizzare che i clan funzionassero più con un sistema matrilineare, che non è il matriarcato. Certo. Il fatto che alla parola patriarcato automaticamente in qualche modo si replichi con il matriarcato è un po' l'effetto appunto di come siamo stati abituati a concepire la società, cioè siamo abituati ad avere una realtà gerarchizzata, no? Cioè un capo e poi dei sottoposti, quindi molto piramidale. Allora sembra che cambio il vertice, ma la struttura rimanga sempre quella. No, non è detto, ecco, non è detto. Certo. Nel passato, per esempio, i clan è molto probabile che funzionassero con un sistema matrilineare proprio perché il ruolo della donna era in primo piano, quindi, e poi era più facile ovviamente riconoscere la maternità che la paternità. Quindi Certo. aveva una funzione di questo tipo, ma pensare che esistesse una realtà dove la donna fosse il capo equivalente al re o al faraone, no, non ci sono assolutamente dati di questo tipo. Anzi, poi nel libro parlo di una realtà che è quella di Cucuteni Tripiglia, dove i ritrovamenti lasciano supporre, ad esempio, che non ci fossero neanche stratificazioni, per esempio per quanto riguarda i guerrieri, ma che fosse una società basata proprio su una forma di uguaglianza e ovviamente dedita al culto della natura, della dea, ma non quella stratificazione che conosceremo da un certo momento in poi, che tende a privilegiare chi sa imporsi con la forza e con la violenza. Beh, insomma, bellissimo pensare che un tempo, insomma, fosse così, un po' di malinconia. Sono un po' così, un po' di amarezza mi viene, però insomma, racconti molto bene anche nel testo questa trasformazione, no, che ho anticipato introducendoti. E parli di una teoria, la chiamo così. Che anche questa mi ha colpito molto, che è l'ipotesi Kurgan. Non so se questa è l'ipotesi, diciamo, più accreditata per quanto riguarda appunto questa trasformazione, questo cambiamento di paradigma, però è tra le più, secondo me, più interessanti. Difatti, poi la citi anche nel tuo testo. Che cosa, insomma, se ci racconti un po', ecco, di questa ipotesi, o se Come ne hai ci sei da arrivata, no? accompagnare altre. Noi siamo qui tutti. Innanzitutto la teoria Kurgan è della grandissima Maria Gimbutas, quindi davvero un'icona per quanto riguarda il culto del femminino. Nonostante questo, figura molto contestata. La teoria Kurgan non è detto che sia in assoluto la teoria che funzioni di più. È una che, come dire, aiuta a spiegare alcuni cambiamenti. Ne esistono però delle altre, perché tutto ruota intorno all'arrivo degli indoeuropei. E in realtà su, come dire, l'arrivo degli indoeuropei tuttora non c'è chiarezza. Quindi si studia, si dibatte e esistono tante teorie, ne esistono almeno tre. Quella di Maria Gimbutas, che elaborò appunto tra gli anni 60 e 90, lei che ha scavato, ha partecipato a tantissimi scavi archeologici, ha redatto, secondo me, uno dei libri più belli per quanto riguarda la simbologia della dea. Vedeva nell'arrivo dei Kurgan, che è questa popolazione di cacciatori, guerrieri, seminomadi che usavano il cavallo, provenienti dall'area siberiana, dalle steppe, vedeva insomma l'onda che in qualche modo ha travolto il mondo,
esistente fino a quel momento. E lentamente, perché sono state ondate che si sono ripetute nel corso di secoli, non è stato un evento catastrofico di un giorno, è un processo che ha richiesto molto tempo. Infatti, per questo dobbiamo anche chiederci se è bastato questo, il fatto che siano arrivati i Kurgan. Molto probabilmente, come capita, è stata una concatenazione di eventi che a un certo punto ha richiesto, come dire, ha favorito la nascita di un nuovo modello sociale e di nuovi valori. Accanto ai valori sociali e ai valori economici e politici corrisponde sempre un nuovo paradigma religioso. Questo è qualcosa che noi non possiamo ignorare. E qui non si tratta di essere credenti o non credenti, non metto e non voglio discutere sulla fede di ciascuno, ma il paradigma religioso è strettamente connesso al paradigma sociale, politico e economico. Quindi il momento in cui io ho cambiato il pantheon, quindi ho spostato, ho come dire, fatto scendere dal piedistallo il principio femminile e vi ho posto sopra una divinità maschile guerriera, la società ha fatto lo stesso. E quindi Certo. lentamente si è imposta un nuovo tipo di struttura sociale. Ripeto, non è una cosa che è avvenuta dall'oggi al domani, è stato un processo molto lento, motivato anche da, come dire, cambiamenti climatici, che può sembrare banale oppure irrisorio. Beh, invece no, perché, come dire, la fame, il bisogno di nuove terre hanno favorito coloro che sapevano imporsi e prendere ciò che serviva a qualcosa. Dopodiché, lentamente, si sono andati a creare nuove strutture sociali che poi piano piano sono diventati i grandi imperi che noi conosciamo. Nonostante questo, anche all'interno delle realtà patriarcali, per quanto riguarda il ruolo della donna, che nel libro tratto in maniera, come dire, cerco proprio di spiegare come è stato possibile che l'immagine della donna cambiasse così tanto. Anche all'interno dei patriarcati però non c'è una visione univoca. Infatti cito il caso egizio, dove la donna, pur essendo inserita in una realtà patriarcale, beh, era dove godeva maggiore libertà, Sì, diritti, insomma, viveva in una condizione privilegiata rispetto a, come dire, le sue vicine di civiltà. è vero, vero. Ricordiamo anche, non so, io sono particolarmente appassionata, anche le popolazioni nordiche avevano, no? Vedevano la donna avevano la donna nel contesto sociale, aveva un ruolo, a volte, spesso anche di primo piano, quindi un antico retaggio probabilmente, insomma, perché anche lì, nell'area scandinava, probabilmente anche lì c'erano antichi culti della dea, ma insomma sappiamo pochissimo no, dei tempi, del passato arcaico della Scandinavia, però probabilmente questo potrebbe essere anche un antico retaggio che si è protratto anche durante il patriarcato, quindi sì, è Ma molto interessante, è molto interessante. sicuramente non ho sentito, ma nel libro cito proprio una sepoltura che È vero. lungo tempo, per decenni, è stato ritrovato questo corpo, ovviamente di un vichingo, di un guerriero con le sue armi, e per decenni ovviamente è stato il guerriero. Adesso, grazie ai nuove indagini scientifiche, ai nostri nuovi mezzi, si è scoperto che in realtà quel guerriero è una donna. E quindi allora si dice: ah, vabbè, ma allora le armi sono state aggiunte. Perché viviamo un po' sempre con uno stereotipo, e invece può essere tranquillamente che fosse una guerriera, perché all'epoca, se non mi sbaglio, ce n'erano e come nel mondo vichingo. Certo, per quello. Infatti, probabilmente perché prima Francesco ha citato l'animismo, facendo anch'io della ricerca, probabilmente nella Scandinavia arcaica si praticava, perché anche la magia e i culti in epoca vichinga sono comunque sciamanici, quindi probabilmente anche questo è tutta una derivazione di antichi culti passati, e sicuramente c'è qualcosa che non abbiamo, insomma, ancora Ma scoperto, ma del tutto decodificato, certo. c'è un altro paradigma, nel senso,
correggimi se sbaglio, ma appunto nel mondo vichingo, quando il capo moriva, molto spesso veniva accompagnato da dei sacrifici, cioè c'erano delle persone che decidevano di essere sacrificate per accompagnarlo nel Valhalla. Sì. Questa cosa la ritroviamo tranquillamente anche nelle primissime dinastie dei faraoni. All'inizio i faraoni, quando morivano, venivano accompagnati da servi, da funzionari, oltre che da animali, perché appunto li accompagnassero nel loro viaggio verso la Duat. Perciò, come dire, i parallelismi culturali sono affascinanti, soprattutto se teniamo conto di che distanza temporale c'è. Infatti, infatti, infatti. E, a proposito di questo, prima Francesco ha fatto vedere perché ti ho fatto fare un salto, siamo passati subito al patriarcato, all'ipotesi Kurgan, però prima Francesco ha fatto vedere quell'immagine bellissima delle mani nella caverna e ci stavi dicendo che il culto del femminile favoriva la creatività. Anche Sì. questo è un aspetto che nel libro tratti ed è molto interessante. Perché anche su queste mani c'è stato un dibattito, no? Mani maschili. La mano di prima che hai fatto vedere prima, se riesci a ritrovarla. Ecco, questa, se non mi sbaglio, esatto, questa è di Chauvet. E questa si chiama una mano in negativo, quindi la mano veniva appoggiata sulla roccia e poi l'artista spruzzava l'ocra, non a caso, ossido di ferro sostanzialmente, spruzzava l'ocra Certo. per creare l'impronta. E questo è, oltre alla bellezza proprio, come dire, visiva, quindi artistica, ma questo è un gesto magico, perché in quel momento, con le mani appoggiate alla roccia, che è come se fosse, come dire, il corpo del principio femminino, quindi come dire, la pelle della dea, io entro in contatto con un mondo superiore, con il mondo diverso, con quello che c'è oltre. E le mani in negativo o in positivo, quindi è un'altra tecnica, le Certo. ritroviamo in tutte le grotte, cioè è una costante. Quindi per noi è complicato decifrare il codice linguistico, perché comunque rientra anche in una forma di comunicazione. È anche difficile per noi decodificare il codice artistico-simbolico, però possiamo, come dire, avanzare l'ipotesi che soprattutto le mani fossero un modo per toccare una realtà, o meglio, la realtà diversa, la realtà che stava oltre. E quasi sicuramente facevano parte dei rituali in cui partecipavano alcuni membri del clan. Anche questa è bellissima. Bellissimo, Questa bellissimo. credo che sia però di Chauvet, mi sa che viene, questa se non sbaglio è in Argentina e viene si chiama Cava delle Mani, però controlliamo. E Siamo questa è sempre nello perché. stesso periodo. Allora, guarda, controlliamo subito. Andiamo a vedere su questa pagina. Sotto nella didascalia c'è scritto la grotta di Chauvet in Francia, però No, 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 veramente. sì, facilissimo che affibbiano cose che non sono. Ah, vabbè, ma perché non è ancora un campo così popolare, quindi bisogna proprio avere pensato in mente il luogo. Comunque, quella era veramente bella perché ce n'era una stupenda dove si vedeva anche l'avambraccio ben delineato. Sì. Ed è un avambraccio fine, molto delicato, quindi o è un adolescente o è comunque una ragazza, una donna, ecco, non è per forza l'elemento maschile. Artisti, uomini e donne che partecipavano a un rituale dove le mani appoggiate funzionavano proprio come tramite di comunicazione. Secondo me è una forse delle, come dire, delle rappresentazioni simboliche che poi ci portiamo ancora dentro, no? Quando noi protendiamo Certo. le mani è proprio per avvicinarci, per sentire l'altro in qualunque senso. E tra Esatto. l'altro uno dei testi che dovrebbe uscire l'anno prossimo, dove riprendo alcuni temi della Dea delle Origini, e a un certo punto faccio anche un parallelismo con il simbolo Ka in egizio, no? Che è quello con così. Il Ka, l'energia proprio della persona, una delle parti dell'anima, non a caso ha le mani sollevate e poste così in alto, che richiama anche la posizione dell'orante, che è una delle raffigurazioni più incise nell'arte rupestre, nel senso si va da Chauvet alla Valcamonica,
l'orante è proprio colui o colei che entra in contatto con il divino e ci sono le mani. Certo. Sì, di raffigurazione. Esatto. Sì. Molto spesso con gli animali accanto, che riprende la Poznia Theron, quindi la dea degli animali, la signora degli animali, in altre raffigurazioni, per esempio nel mondo cretese, ma non solo, molto spesso stringe in mano dei serpenti. Anche, come dire, delle incisioni che troviamo in altri contesti, dove c'è una stilizzazione di uno sciamano, stringe i serpenti. Perché? Non perché sta uccidendo un animale pericoloso, non perché è il simbolo del male, del diavolo, ma perché il serpente era l'animale, era la creatura che più di tutte in quel contesto incarnava come dire, il contatto con conoscenze superiori e soprattutto la capacità di rigenerarsi. Cioè di banalmente cambiare pelle, quindi il serpente sa rigenerarsi, sa rinascere. E allora noi lo ritroviamo proprio come stringere, quindi in qualche modo entrare in contatto con la conoscenza più, come dire, segreta, mettiamola così, no? Con una conoscenza superiore, elevata. Indubbiamente è una simbologia che pensate per quanto tempo è rimasta costante proprio nella nostra cultura. Poi a un certo punto il serpente cambia, il serpente diventa altro, ma questa è un'altra storia. Sì, anche questo fa parte un po' del pervertimento che è avvenuto, no, nella trasformazione che è avvenuta nel tempo. E, insomma, eravamo entrati un po' nel discorso dell'Egitto Sì? e sempre nel libro parli dell'Egitto. So che sei molto esperta, Una io passione, in realtà pochissimo, cioè so delle cose, ma insomma, la parte dedicata all'Egitto, sempre nella Dea delle Origini, è molto interessante perché anche qua, nel senso comune, siamo abituati a pensare all'Egitto con personalità carismatiche, ma maschili, sia dal punto di vista degli dei, a parte Iside, che insomma la conosciamo, è riconosciuta un po' dappertutto e tutti la conoscono, però generalmente come vertici di potere si pensa sempre a degli uomini. Invece c'erano delle dee importantissime. Sì, la realtà egizia allora è diversa da come siamo abituati a concepire noi la cosmogonia, cioè nel senso nel mondo egizio non esiste un mito della creazione, ce ne sono diversi. E quindi esistono anche diversi demiurghi, cioè diversi creatori. Tra questi miti ce n'è uno che vede come creatrice appunto una dea, che è la dea Neith. In realtà il mondo egizio da questo punto di vista possiamo dire che è molto, come dire, flessibile, perché in realtà, e qui si apre una parentesi importante, nel senso, quando parliamo dell'Egitto noi parliamo di politeismo, è vero. Però gli egizi avevano già intuito, comunque avevano, come dire, mantenuto un retaggio arcaico che è legato all'idea di un principio unico. E non è monoteismo, eh? Nemmeno Akhenaton si occupa di monoteismo, ma anche di questo magari parleremo. Questo è interessante perché se ne discute tanto sulla Si è figura di sempre detto che era Akhenaton. il faraone eretico, no? Quello che aveva abbandonato. No, Non è sì, un così. mito. Va bene, dai, questa sera smantelliamo un po' di sovrastrutture, meglio. No, non è un faraone eretico, ma come dire, questo giudizio è stato espresso da chi per primo lavorò dagli archeologi dell'Ottocento che per primi trovarono Amarna e quindi vedendo la raffigurazione di un dio vollero trovare la manifestazione del dio biblico in un contesto culturale dove proprio non c'entrava niente. Ma ripeto, ne parliamo magari un'altra volta perché è Certo, piuttosto, certo, certo. come dire, affascinante ma lungo. Invece, per rimanere nel concetto delle idee, in Egitto c'era già l'idea che ci fosse un principio unico
e che si manifestasse in tante divinità. Cioè, quindi c'è questa idea, cioè le divinità sono comunque la manifestazione di un uno. Certo. Tra esse, tra queste manifestazioni, ci sono quindi anche le dee, noi conosciamo Iside, e tra l'altro è quella che in qualche modo ha plasmato anche la nostra cultura del Mediterraneo, arrivando in Italia e diventando poi, come dire, il prototipo di quella che noi oggi conosciamo come la Vergine Maria. La Vergine Maria si appoggia a miti del femminino sacro, che sono Iside, che sono Cibele, quindi sono tantissimi, non è nata all'improvviso, non si poteva estirpare il mito del femminile sacro, c'era la necessità di disegnarlo. Iside è Certo. sicuramente la dea più famosa, però oltre a Iside è fondamentale ricordare Neith e Hathor. Neith e Hathor sono due dee proto-dinastiche, quindi sono estremamente antiche, e proprio Neith è la dea che viene riconosciuta come la dea creatrice, e agli inizi della storia egizia era estremamente venerata ed era la dea preposta alla protezione del faraone. Piano piano il suo culto è, come dire, scivolato nel dimenticatoio, ma non è stata mai cancellata. Questa è la dea Neith. La pelle blu, è il colore tipico delle divinità, come si dice, cosmiche, quindi coloro, le divinità preposte alla creazione. Accanto a lei c'è Iside, e la dea Neith, dicevo, in qualche modo il suo culto è andato scemando, ma non è mai scomparso, tant'è vero che noi la ritroviamo sempre nelle raffigurazioni, per esempio funerarie, e per esempio la dea Neith è una delle quattro che abbraccia il sarcofago di Tutankhamon, quindi una simbologia molto forte. Esatto. Quindi, come dire, il suo ruolo è andato ridimensionandosi, ma non è mai scomparsa. E poi è riesplosa con la 26esima dinastia, che ha ricostruito i suoi templi e l'ha celebrata come colei che c'era agli inizi ed era presente ad ogni inizio, quindi proprio come la dea Demiurgo. E la caratteristica di Neith è che era anche una dea guerriera. Infatti, il suo mito era combatteva con il faraone, proteggeva il faraone. Quindi una figura che, se ci fate caso, richiama tantissimo la dea Atena, perché non solo Esatto. condivide l'aspetto militare, ma anche l'aspetto della tessitura. Esatto. E infatti le primissime figure femminili della storia dell'Antico Egitto sono donne, regine, che portano il nome di Neith. E alcune di esse svolsero proprio un ruolo paragonabile a quelle di un faraone, cioè sono Merneith, per esempio, di cui abbiamo ancora tracce come geroglifici. Ha Sì. Sì. segnato molto. Fantastico. Senti Stefania, non posso fare a meno che, come dire, mi è ritornato in mente, insomma, questa è una cosa che avevo già indagato da un po' di tempo. Il colore della pelle blu è estremamente ricorrente in molti miti, anche per esempio Vishnu nella religione induista era una divinità dalla pelle blu, no? Ma anche per esempio i miti sardi parlano degli uomini blu, e noi che abbiamo spesso trattato del caso amicizia sappiamo che alcune delle popolazioni che facevano parte di quella confederazione erano umanoidi dalla pelle blu. Insomma, sembra che in qualche maniera in diverse parti del mondo, in tempi diversi, questa presenza di personalità dalla pelle blu era ricorrente. Tra l'altro, a quel tempo, almeno per la storiografia ufficiale, non potevano mischiarsi queste culture, erano troppo distanti fra di loro. Tu come te la spieghi questa cosa? Del mito della pelle blu, io posso esprimermi per quanto riguarda il mito egizio, nel Certo. senso che lo lego all'aspetto cosmico e all'acqua, perché nel mondo egizio tutto nasce dal Nun, e il Nun è un oceano cosmico. Di conseguenza, acqua, per dirla banalmente, in maniera molto banale, acqua e spazio in qualche modo hanno lo stesso colore. Infatti gli Certo. ebrei non pensavano che ci fosse lo spazio fuori, in qualche modo per loro era tutto avvolto dall'acqua. Questa acqua, chiamata Nun, oceano cosmico oppure oceano primordiale,
era come se fosse la prima cellula della vita, conteneva tutta la vita, ma la vita non aveva ancora forma. È il demiurgo, quindi può essere Neith, può essere Ptah, può essere Ra. È il demiurgo che imprime forma alla vita e quindi poi essa si, come dire, si palesa negli uomini, nelle piante, negli animali e nel Nilo. Il Nilo che è come dire, il fiume terreno che però è anche la fotografia, il corrispettivo di un fiume celeste. E infatti si diceva che le anime navigassero sul fiume celeste per arrivare alle stelle in perituro, cioè quelle stelle che non tramontano mai, che sono sempre ferme nel cielo e quindi rappresentavano, erano il simbolo di eternità, di immortalità. Quindi dove va il faraone una volta che è finita la sua esperienza terrena? Nelle stelle in perituro. Soltanto da un certo momento in poi l'oltretomba, il paradiso, come vogliamo chiamare, è stato aperto a tutti. Per un lungo periodo era una prerogativa solo del faraone e di pochi eletti che lui sceglieva. Bene, allora guarda, ho trovato una curiosità adesso perché ovviamente voi guardate, parlate, io faccio sempre i giri in rete e mi sono accorto che uno editori, colgo l'occasione anche per ringraziarli perché questa sera, Elisabetta, che facciamo? Stasera c'è, non so come chiamarlo, un concorso? Sì, Lo chiamiamo va così, dai. Sa un po' di regaliamo musica il suona. libro. Regaliamo Sì, il libro di Stefania Tosi esatto. e quindi insomma ringraziamo la Uno Editori per questa collaborazione che ci permette anche di premiare qualcuno di voi. Quindi tenetevi pronti perché tra un po' parte la domanda e poi non lavoriamo sulla velocità come al solito, ma come dire, la riflessione più interessante sarà premiata con un libro che insomma sarà spedito direttamente da Uno Editori. Allora, naturalmente il libro di Stefania di questa sera. Ho visto che la Uno Editori, adesso ve lo faccio vedere, ha fatto un contributo proprio sul popolo degli uomini blu nei nuraghe, perché Raimondo De Muro, questo famoso antropologo, insomma, storico, che ha raccolto molti miti e molte storie del popolo nuragico, nei miti del passato faceva riferimento a questi uomini blu, che poi anche da qua erano legati al cielo, quindi venivano dall'alto, erano come dire, presenze siderali. Ecco, io questa cosa, credimi, mi incuriosisce molto, la vorrei approfondire. Un giorno o l'altro devo trovare qualcuno che mi aiuti a capirci di più perché in tutto il mondo ci sono questi miti degli uomini blu. Perché sai, cioè, scuri sì, gialli sì, rossi pure, ma blu perché? Perché, come ha raccontato, come ci ha spiegato Stefania, E dal punto certo. di vista E certo. dell'Egitto ha un senso, no? Che è legato al cosmo. Bisognerebbe capire se questo filo, cioè se c'è questo filo conduttore anche nelle altre Ma popolazioni, se c'è questo sicuramente in tipo quella di estetica. nuragica c'è. In quella nuragica c'è, sicuro, al 100%. Nei Molto racconti interessante. insomma, del gruppo dell'esperienza del caso amicizia c'è, vengono da lì, e le divinità indiane sono indù, sono diciamo discese dal cielo, sono tutti legati al cielo. È Va molto bene. interessante. Comunque È molto c'era molta interessante. attenzione a quello che capitava in cielo, anche perché E i certo. tempi, soprattutto quelli anche megalitici, per Sì. esempio, quelli ancora Non più eravamo antichi, incollati con lo sguardo a questo. no, quelli più antichi rispetto alle piramidi, per esempio quelle di Malta, presentano degli orientamenti astronomici che ci rivelano come in realtà coloro che noi consideriamo come primitivi in realtà avessero imparato non soltanto a osservare il cielo, ma a calcolare molto bene il momento degli equinozi e dei solstizi. Sì. Quindi ciò che capitava in cielo era sempre, come dire, studiato con attenzione e riportato poi sulla terra, nel senso come luogo mistico, come luogo di rituali. E parlando e rimanendo a Malta, il tempio di Menjadra, se non mi ricordo male, presenta proprio questa particolarità per cui negli equinozi, nei giorni degli equinozi, al sorgere del sole, un fascio di luce, arriva sin dentro al tempio, nella stanza che per tutto l'anno rimane al buio, tranne che in quel giorno, e il sole, come dire, bacia
l'altare centrale. Quindi possiamo immaginare che cosa, quale celebrazione venisse effettuata in quei giorni. Tra l'altro, questa stessa cosa viene ripetuta anche in Irlanda, se non mi ricordo male, nel tempio di New Grange, se non mi ricordo male, e tempo dopo anche lo stesso Ramses II, che, come dire, era un filo egocentrico, quando decise di costruire il suo tempio ad Abu Simbel, celebrò la sua nascita e la sua incoronazione proprio facendo ben allineare le statue con il sorgere del sole. In questo caso scelse il 22 febbraio e il 22 ottobre, se non ricordo male, proprio perché erano due date particolari per lui. Gli altri popoli sceglievano sempre solstizi ed equinozi, come anche a Stonehenge o comunque anche per quanto riguarda l'orientamento delle piramidi. Cioè, ci sono Certo. sempre una grandissima attenzione a quello che succede in cielo, non solo a quello che c'è, diciamo, sul piano umano, ma anche a quello che c'è oltre, sopra di noi, perché evidentemente era considerato quindi un modo proprio per interagire con quelle realtà che sfuggivano alla comprensione dei sensi. Il Certo. miracolo del sole, esatto. Bellissimo, bellissimo. Bene. Andiamo avanti che vi supporto da qui. Abbiamo accennato al discorso nuragico e mi viene subito in mente la Sardegna, che tu citi sempre nel libro. Ci parli anche della dea Sciardana. Non so, insomma, se ci volevi anche introdurre questo discorso, è molto, molto interessante, secondo me. E anche questo, secondo me, è poco conosciuto, ecco. Quindi, insomma, cosa ci puoi dire al riguardo rispetto a questo tema? La Sardegna riserva sempre tantissime sorprese, no? È conosciuta ovviamente per il suo mare, ma vi assicuro che dal punto di vista archeologico ha davvero dei tesori. E per quanto riguarda la dea madre, la dea Sciardana, come è chiamata nel libro, io mi sono focalizzata sulle Domus de Janus, proprio perché all'interno di queste c'è una simbologia molto particolare, che è quella della proto-metaurina, che si ricollega molto bene poi anche con il mondo minoico. Nel senso, le Domus de Janus sono sostanzialmente delle tombe, Sì. ok? Però al loro interno, proprio perché sono dei luoghi quindi di sepoltura, è probabile che nel momento appunto dell'inumazione dei corpi ci fossero anche dei rituali legati all'acqua, quindi un altro elemento, come dire, condiviso da più civiltà, che è legato all'elemento femminile, all'elemento della rigenerazione. All'interno delle Domus de Janus, quindi, io trovo una serie di simboli: l'acqua, la Sì. spirale, che si trova anche questa ovunque a livello proprio di cultura, di civiltà, e poi la proto-metaurina. La proto-metaurina, che non ha in questo caso un significato di mascolinità, ma che va invece a richiamare un elemento femminino, ed è quello della rigenerazione. Tant'è vero che le stesse tombe dei giganti viste dall'alto richiamano proprio la forma di una proto-metaurina, e quindi una delle ipotesi è che questa proto-metaurina non fosse altro che una raffigurazione di una. Sostanzialmente di un grembo dentro il quale i corpi venivano posti, e quindi poi si verificava come dire, la rinascita spirituale. La Certo. propria taurina posta all'interno delle Domus de Janus aveva quindi come dire, una funzione apotropaica, cioè doveva proteggere, doveva aiutare e favorire la rinascita. Questa Certo. si trova a Cagliari, l'ho proprio vista quest'anno, quindi la statuina della Dea Madre, bellissima quella, stupenda, piccolina anche questa, e quindi queste raffigurazioni venivano inserite all'interno delle sepolture insieme ai defunti perché in qualche modo li aiutassero, li accompagnassero nel viaggio eterno. E Certo. questa cosa l'abbiamo anche in Italia, abbiamo ritrovato qualche anno fa proprio una sepoltura con lo scheletro di una donna che aveva accanto una delle veneri del Neolitico, in questo caso,
che svolgeva proprio la stessa funzione, quella di accompagnare, ma lo troviamo anche, per esempio, a Catal Uyuk, cioè è un messaggio universale che per diverse migliaia di anni, migliaia, è stato condiviso e si è diffuso in tutto veramente il bacino del Mediterraneo e oltre. E aveva la stessa funzione. Così sono dei versetti, sì. Sai cosa? Quando si parla di migliaia di anni, io non riesco ad avere. Cioè, col fatto che è stato, adesso magari qui un po' di vena polemica ce la mettiamo, anche, visto che è stato anche occultato per molto tempo questo culto, faccio fatica a immaginarmi che per migliaia di anni c'era un'altra impostazione, un diverso paradigma basato proprio su principi e valori diversi. Io spero davvero che si scopra sempre di più e che si possa anche creare un equilibrio tra l'antica cultura e quella che poi si è, come dire, ha imperversato, prendendo il posto, insomma, del culto della dea. Dal punto di vista della ricerca, come siamo, insomma, una domanda un po' strana, però mi è venuta in mente. Come funziona adesso la ricerca? Cioè, stiamo andando davvero verso questo tipo di apertura o siamo ancora molto indietro? Cioè, visto che tu comunque ne hai fatte tante di ricerche in questo campo. Secondo me siamo ancora molto indietro. Ok. Bella Secondo me. notizia, grazie, gentilissimo. Però è vero. Siamo ancora molto indietro. Sarà che forse io poi ho un'anima anche un po', come dire, romantico decadente, quindi, non so, tipo foscolo, perciò. Non la vivo con un grande ottimismo, ecco, però possiamo dire questo. E dicevi per migliaia di anni, ma sono veramente tanti questi migliaia di anni, perché quello che noi riteniamo, come dire, noi siamo arrivati a citare Chauvet che è di 33.000 anni fa, ma la nostra capacità di produrre un linguaggio, di produrre e di condividere conoscenze, va molto più indietro. C'è una paleontologa che si chiama Von Petzinger che lei ha proprio lavorato su questo, ha catalogato tutti, ha studiato, non so, una trentina o più di grotte rupestri e ha, come dire, raccolto i simboli decodificandoli in 32 simboli che si ripetono ovunque. Se si ripetono ovunque non sono casuali, quindi facevano parte di un linguaggio. E lei dice, non è sorto 40.000 anni fa. È sorto ben prima, quindi questa, come dire, questa struttura è durata veramente per decine di migliaia di anni. Poi, come tutte le cose, siccome ogni cosa ha un suo ciclo, è terminata e ora noi ci troviamo in una nuova fase. Quella che verrà dopo non lo sappiamo. Non possiamo ipotizzarla. Diciamo, io in questo poi sono anche molto legata al principio dell'umanesimo, per cui l'essere umano è artefice del proprio destino. E quindi diciamo che è tutto molto nelle nostre mani, nella nostra volontà e consapevolezza. Però è bello sapere che abbiamo avuto un certo tipo di passato, perché ci aiuta anche a capire come potremmo essere, trarre il meglio da ogni circostanza per poi in qualche modo costituire una nuova realtà, come dire, io penso sempre più equa, più giusta per tutti, però, comprese anche, come dire, quelle minoranze che molto spesso vengono appunto ignorate. Bene, allora intanto ricordiamo agli amici che ci seguono da casa che possono inviare un audio messaggio, un video messaggio al numero del nostro canale 353 35 15 604 e poi ricordiamo che alla fine chi vuole interagire in voce lo può fare tramite la nostra piattaforma di Telegram, quindi siamo pronti ad ascoltare anche le vostre riflessioni in voce. Allora, andiamo avanti e poi vediamo com'è tirare le file del nostro ragionamento. Guarda Stefania, io sono davvero rimasta colpita da questo studio e volevo sapere, insomma, se tra i contenuti che abbiamo detto, se vuoi aggiungere qualcosa che ho
sicuramente non ti ho fatto perché è talmente corposo il testo che sicuramente ho tralasciato qualcosa di importante. Se vuoi aggiungere qualcosa, fai pure e noi ti ascoltiamo, assolutamente. Sì, io già ti sto vedendo, ti avevo detto che quella crocco alla fine avrebbe ceduto. Sì, lo sto tenendo su con le mani, ma troverò una soluzione per la prossima volta. Cercavo di Vai, fare la vai, vai. disinvolta, ma mi avete beccato spudoratamente, ma Vai, dai, vai, tranquillo. ce la possiamo Sì, fare. vai. Beh, uno dei capitoli è dedicato alla realtà minoica, Sì. di Creta, ed è secondo me una delle realtà più affascinanti per quanto riguarda il culto della dea, perché si presta anche in questo caso, si presta molto bene a, come dire, vedere come la cultura dell'Ottocento ha travisato o anche in buona fede ha voluto rileggere una realtà che invece era completamente diversa. E intendo Certo. dire, nel mondo cretese noi diciamo Creta il re Minosse. Beh, andando a studiare i palazzi, in realtà il buon Arthur Evans, forse ecco, qualche leggerezza l'ha commessa perché comunque imbevuto di cultura classica ha ovviamente, come dire, riflesso su di essa la sua conoscenza. Ma i palazzi minoici in realtà non sembrano assolutamente essere più che altro dei palazzi legati a una funzione amministrativa, economica e sacerdotale, e non è mai stata trovata nessuna tomba di re e soprattutto non è mai stato trovato un sovrano, proprio negli archivi intendo, un sovrano di nome Minosse. Minosse, che noi identifichiamo come un personaggio, non è né storico, o perlomeno la sua storicità è estremamente dubbia, ma è molto probabilmente un termine che identificava un capo militare. Quando noi andiamo a Certo. vedere l'arte minoica, in realtà ci accorgiamo di due cose. Innanzitutto il grandissimo amore per la vita. Questi affreschi estremamente colorati che celebrano la vita animale e guarda caso in qualche modo riportano alle grotte del Paleolitico e poi celebrano la figura della donna, dove nel mondo minoico rivestiva un ruolo di primo piano non soltanto come sacerdotessa, ma partecipava anche alla pratica tipica che era del salto del toro. Dove partecipavano sia uomini che donne. Il salto del toro era una prova di coraggio, di destrezza che non prevedeva l'uccisione dell'animale, ma proprio una, come dire, una esibizione di capacità e di celebrazione comunque della vita in ogni suo aspetto. C'è un reperto bellissimo dove viene riproposto un polpo ed è di una bellezza incredibile. Ci sono i delfini, ci sono i fiori e poi ci sono queste figure femminili, bellissime, eleganti e molto spesso con il seno esposto. Questo perché la nudità non era considerata un peccato e la donna non era considerata alla stregua di una peccatrice, ma era anzi considerata una, come dire, una figura guida della società. Infatti, tanti affreschi rappresentano delle processioni sacerdotali guidate da donne e si vede proprio nella rappresentazione, perché le figure delle donne sono grandi, non perché fossero più grandi fisicamente, ma perché rivestivano un ruolo di primo piano Certo, e poi sullo certo. sfondo una miriade di teste indefinite, prevalentemente teste maschili, perché sono il resto della società che in quel momento sta seguendo la processione che è condotta da uomini. Non soltanto, è stato trovato un sarcofago che, come dire, presenta sulle varie facce, come se fosse, diciamo così, un fumetto del rituale funebre. Ecco, chi è protagonista di ogni parte? Una figura femminile, la sacerdotessa con le sue ancelle, o comunque coloro che la Certo, affiancavano, certo. e tegge in mano che cosa? La famosa ascia. L'ascia o labris, il cui significato non è così facile da identificare, cioè perché l'ascia? Non era sicuramente un oggetto di guerra, ma in qualche modo veniva considerata come se fosse uno strumento di mediazione tra il piano umano e il piano divino, perché in quel momento non aveva a che fare con la violenza o la morte. L'altro elemento è proprio la presenza del sangue e della propria metaurina, che nei palazzi minoici, come dire, è presente ovunque. Questa rappresentazione delle corna, che anche qui
Che cosa fanno? Richiamano un simbolo legato alla rigenerazione femminile e alla potenza del femminile. Niente a che vedere quindi con il re Minosse che si impone sugli altri. E il mito del labirinto, guarda caso, ha come protagonista una fanciulla, perché è Arianna che salva l'eroe. Certo. Così come nel Miti Sumeri, a un certo punto Marduk uccide Tiamat. Questi miti raccontano il passaggio culturale, per esempio. Cioè, il momento in cui Marduk distrugge, fa a pezzi Tiamat, può essere interpretato come, come dire, la rappresentazione proprio di questo cambio tra un mondo fatto in un modo e un mondo in un altro, quindi con una nuova struttura sociale. Tanto è vero che poi Marduk diventa il nuovo dio del Pantheon. Allora, vediamo qualche domanda che ci sta arrivando dai nostri amici che ci seguono da casa. Ciao Stefania, ma da quando le donne sono divenute peccatrici o peccato nella storia dell'uomo? Grazie. Con i padri della Chiesa, con i Ah, padri ecco, ah, è tutto chiaro, perfetto. ringraziamo, grazie. Con i padri della Chiesa, perché la donna diventa sostanzialmente colei che ha portato il peccato nel mondo e quindi ha contaminato Eva, ha contaminato Adamo e poi è stata la contaminazione di tutto il genere umano. I padri della Chiesa, quindi vuol dire dal secondo, terzo, quarto secolo dopo ovviamente, hanno forgiato una serie di definizioni e proprio di paradigmi del femminino in cui la donna da, come dire, rappresentatrice di un principio di vita e di rigenerazione è diventata la porta del diavolo, di anima diaboli. Quindi la donna diventa colei che corrompe, diventa colei che è imperfetta, che è, come dire, mancante. Perché comunque viene detto che l'elemento femminile è un elemento debole, è un elemento imperfetto e quindi è quell'elemento che ti porterà sicuramente alla dannazione, se non a meno che non venga utilizzato per il suo unico scopo, che è quello della procreazione. Certo, Questo deve essere chiaro, cioè i padri della Chiesa sono molto chiari in questo, eh. ma la scorsa settimana che abbiamo avuto qua ospite Francesco Esposito, che lui ha raccontato del cristianesimo primitivo, che c'erano tanti cristianesimi, alcuni di questi avevano le donne come diacone, cioè come rappresentanti, avevano un ruolo predominante all'interno di questi cristianesimi. Poi quella lotta che c'è stata per arrivare al canone ha fatto sì che le donne venissero poi relegate in secondo piano, ma ci fu una lotta, un conflitto aspro sul ruolo della donna anche nel primo cristianesimo, quindi proprio insospettabile. E appunto. È la stessa cosa che è capitata alla figura della Vergine Maria. La Vergine Maria non è diventata protagonista, non è protagonista dall'inizio della storia, lo è diventata nei secoli tramite i concili, cioè molto spesso le persone si dimenticano che quelli che vengono chiamati dogmi sono decisi in concili, cioè si decide che lei è madre di Dio, ok? Da questo momento, dal concilio di Efeso in poi, è così, punto. Si decide che è vergine prima, durante, dopo, va bene, si decide che è assunta in cielo, ok? È una figura che viene costruita perché? Perché comunque nell'immaginario, in quella che viene chiamata anche, insomma, come diceva Jung, no? Nell'inconscio collettivo, io non posso sradicare la presenza femminile, questo principio così materno, protettivo, rigenerativo. Hanno dovuto mantenerlo e allora, visto che c'era ancora viva questo ricordo di Iside, perché c'erano molti templi anche da noi, insomma, hanno riadattato uno stereotipo e hanno costruito un nuovo mito femminile, che però è diverso da quello originale. Allora, sì, ieri sera abbiamo avuto anche tante cose riusciamo a collegare. Ieri sera abbiamo avuto ospite anche Giorgio Baietti, il quale ci ricordava che molto probabilmente, anzi sicuramente, i protocristiani, la Chiesa delle origini, aveva più a cuore la figura di Maria Maddalena piuttosto che quella di Maria come madre di Gesù. Poi, naturalmente, anzi, era quasi una.
non dico proprio una comparsa, ma insomma una figura secondaria rispetto al ruolo che assumeva Maria Maddalena, che aveva per i primi Certo. cristiani. Allora, cioè, va bene, io non devo invitare più nessuno, qua ci state smantellando tutti i punti di riferimento alla fine. Non so cosa ne verrà fuori. Allora, c'è arrivata una riflessione da parte dei... Tenetevi pronti per la domanda e poi facciamo il... Mi è venuta rispetto alle cose che ci siamo dette adesso. Allora, vediamo qua dalla chat di WhatsApp. Allora, gli Sciardana, guerrieri giganti sardi, erano la guardia scelta dei faraoni. Allora, l'Egitto in qualche maniera, diciamo. Alla stessa maniera, c'è qualche, sembra che ci sia qualche, non dico somiglianza, qualche aggancio tra la cultura dei nuraghe e la cultura minoica. E comunque delle influenze in qualche maniera. È possibile che, visto anche il lavoro che hai fatto, possiamo trovare le tracce certe di questa dea, culto femminile, dea primordiale, in tutti questi posti, però con un segno incontrovertibile? Cioè un simbolo che vale per Sì, tutte? dall'Egitto ai nuraghe, dalla cultura egizia ai nuraghe, alla cultura minoica. Uno che vale per tutti, tutti? No, però voglio dire, ce ne sono diversi, nel senso, se io dico la spirale la vedo molto in certe culture, però per esempio non la vedo in altre, la protometaurina, forse quella più diffusa è proprio la protometaurina, perché comunque la vedo in Egitto, la vedo nel mondo sardo, la vedo nel mondo appunto minoico, e mi viene in mente questo, ma il fatto è che non esisteva un simbolo, è proprio questo il fatto, cioè ci sono tanti modi di rappresentarla. Perché comunque ogni modo, come ogni animale, era una sua rappresentazione, quindi anche relegarla in uno solo, è un po' il nostro, è un po' la nostra mentalità da monoteismo, no? Croce piuttosto che. Quindi. E Perfetto, invece chiaro. non funzionava tanto così. Per quanto riguarda gli Vero. Shardana, possiamo dire che sono stati sicuramente dei guerrieri che hanno combattuto a volte con, a volte contro l'Egitto, quindi venivano impiegati, insomma, sceglievano anche loro, insomma, da quale fazione combattere. E poi comunque il Mediterraneo, è stato sicuramente, come dire, un canale di trasmissione di conoscenze, come dire, perpetuo, cioè immagino proprio, cioè, i commerci erano, come dire, molto fitti, lo stesso, egizi e minoici si conoscevano molto bene, commerciavano, c'erano grandi influenze reciproche, quindi, e di conseguenza, voglio dire, anche per gli Sciardana non c'è dubbio. In qualche Certo. modo si ruba sempre dal diverso, no? Cerchiamo sempre di rubare qualcosa. Oh. Ok, allora direi di adesso di andare su quello che è il nostro, come dire, piccolo sondaggio. E fatto appunto per regalare questo libro, la copia di questa sera che ce lo andiamo a rivedere praticamente. Eccolo qua, la dea delle origini vi arriverà direttamente a casa. Come dico, stavo leggendo che è di 300 pagine, io non l'ho visto, quindi è bello Ah, corposo. sì. È Sì. bello corposo. Ah, infatti, guarda quante pecette che ci hai messo per gli appunti. Va È pieno di appunti. bene, è miticoloso, non c'è niente da fare. Va bene. Allora, andiamocene al nostro sondaggio. Funziona così: gli amici da casa devono scrivere hashtag letture oltre confine e dare una motivazione a una domanda che scegliamo di volta in volta. Quella che mi è venuta in testa questa sera, non lavoriamo sulla velocità, per cui ragionateci bene, avete 200 caratteri, poi la scrivete preceduta dall'hashtag letture oltre confine, ci date la vostra motivazione rispetto a dove possiamo ritrovare oggi. Dove intendete ritrovare oggi, oppure dove vedete oggi più evidente il culto o come il simbolo della dea madre, del femminile sacro, chiamatelo come volete, della divinità. E poi rispetto a questa domanda ci facciamo suggerire direttamente da Stefania qual è quella che la convince di più. E assegnerà il libro. Va bene, detto così.
Adesso io spengo il nostro simbolino, quando lo rivedete riaccendere potete mandare il vostro hashtag. Allora andiamo avanti con qualche altra domanda, nel frattempo facciamo pensare ai nostri amici a casa. Sai che gli indiani d'America c'è il mito di una dea madre? La donna bisonte bianco. Bravissimo. Ma cara mia, qua siamo preparati. E mica pettiniamo le bambole, guarda che te seria. Sì, dai, sentiamolo, che è interessantissimo. Molto interessante. Molto anche interessante. Il simbolo del bisonte, se ci pensate, ricorda molto quelle che abbiamo il simbolo visto del finora, certo. Sì, certo. E torna anche come sim, come animale, no, quindi, certo. Anche per quanto riguarda Hathor, no? Anche sì. La dea Hathor, guarda caso, insomma, ha una protometaurina, quindi in qualche modo c'è una simbologia che si ripete. La donna bisonte bianco nella mitologia dei Lakota, perché anche qui bisogna stare attenti a differenziare, è colei che sostanzialmente ha donato la pipa sacra e la conoscenza dei sette riti, ed è affascinante il culto della pipa sacra perché tramite questa, fumando una mistura particolare di tabacco, sostanzialmente ci si metteva in comunicazione con Wakantanka, quindi con il grande spirito, e infatti quella pipa tendenzialmente veniva usata dagli sciamani della tribù. E noi non l'abbiamo citato, ma come dire, l'uso di sostanze ha accompagnato la ritualità sciamanica, perché era uno dei modi in cui, come dire, già lo sciamano era quell'individuo particolarmente sensibile e predisposto alla trance, con l'utilizzo di sostanze e di musica, che poteva essere il flauto, ma soprattutto il tamburo, allora ecco che si riusciva a creare questa particolare alchimia spirituale per cui lo sciamano entrava in contatto con la dimensione superiore. E il mito della donna bisonte bianco fa proprio questo, cioè porta lo strumento che permetterà di contattare il grande spirito e quindi di agevolare questo canale sciamanico per ricevere consigli, aiuti, illuminazioni, visioni. E poi i sette riti con i quali appunto si celebrano i momenti particolari della crescita della persona o si ricerca la visione, e per questo dicevo che secondo me gli indiani d'America sono la popolazione che più di tutte ha mantenuto un legame puro con delle conoscenze ancestrali che noi invece ormai abbiamo dimenticato. Certo. Allora, qualcuno dice che non ha capito la domanda, sono stato contorto. Dove è possibile ritrovare nella società di oggi, o voi dove vedete, dove potete in qualche maniera ravvisare la presenza del mito della dea madre nella società di oggi? Facile, ecco. Beh, sì, dove vi è più facile individuarlo? In che cosa? In una cultura, in una forma religiosa? Vedete voi. Dove? Allora, in una tradizione, per esempio, anche ci sono molte feste popolari probabilmente che richiamano a queste pratiche, no? Ecco, non vi suggerisco molto, però insomma, dai. Vediamo che cosa viene fuori dalle vostre teste. Senti, no, a proposito della cosa che stavi dicendo in riferimento alle piante di potere, qualche tempo fa ebbi modo di leggere un articolo, adesso però non ricordo bene, e soprattutto non mi ricordo come si chiama questa sostanza, che tra l'altro noi la produciamo naturalmente, mi pare che il 2 o il 3% della popolazione produce, soprattutto ad un certo orario della notte, questa molecola che facilita gli stati non ordinari di coscienza, non alterati, gli stati non ordinari di coscienza. Naturalmente è una molecola che è presente in molte parti del regno animale e vegetale, e che in qualche maniera faceva sì che naturalmente queste persone che avevano questa superproduzione di questa sostanza, la devo andare a cercare adesso da qualche parte, erano quei famosi sciamani naturali che insomma facevano da mediatori tra il mondo degli spiriti e il mondo materiale.
Ecco, probabilmente poi si sono accorti che alcune di queste piante di potere, sostanze, soprattutto funghi o Beh, cactus. infatti ho messo tante raffigurazioni nel libro Sì. di opere che ritraggono proprio opere sia nel mondo vichingo ma anche Sì, greco. brava, brava Simona, di meltriptamina, la DMT, brava, lo sapevo che vi ricordavate, insomma, poi, cioè, ma noi abbiamo un pubblico spettacolare, brava Simona, di meltriptamina, sì, è proprio questa la sostanza, che è presente appunto in molte di queste piante, come dire, dava quell'aiutino in più, dava quella spinta in più e quindi alla fine poi si facevano i viaggi, però non erano viaggi ludici, non erano solo per la ricerca dello svago, era tutto, apparteneva tutto a quel mondo magico di cui ci hai parlato. Un libro molto Certo. bello di Gramenco che è Sciamani. Ce l'ho qua in libreria. Bellissimo. Volete che vi racconto una storia su quel libro? Lo devo andare a prendere, però. Se mi Ce l'ho date. anch'io qui in libreria. Sì. Allora, quando ho letto quel libro, ce l'abbiamo tutti, abbiamo capito, per forza. Molto bello. Abbiamo capito che siamo un gruppo di sbandati, non avete altre letture da fare, quello purtroppo. No, vi racconto un aneddoto rispetto a questa storia. Stavo leggendo appunto il libro di Gramanco, quando a un certo punto lui parla dell'uso che si faceva di alcuni tipi di funghi, del genere psilocibi, della psilocibina. E quando insomma tra me e me facevo questa riflessione, dicevo: ma è possibile che l'uso di questo fungo poi alla fine produceva tutti questi stati non ordinati di coscienza con l'accesso a questi mondi, a queste visioni? Ma mentre facevo questa riflessione, è una storia assolutamente vera, ve lo garantisco, c'ho le prove di là. Vado a non so perché, vado a mettere l'acqua dentro l'unica pianta di cui mi prendevo cura, perché era un bonsai, un Fucus Benjamin, di cui tra l'altro che mi aveva regalato la mia compagna. Quindi vado a mettere l'acqua, ho detto io, ma gliela metto un po' d'acqua, e trovo dentro il bonsai spuntare due funghetti del genere psilocibina. No! Ti giuro, cioè, mai successo prima, mai successo dopo, come se l'universo mi avesse voluto dire: guarda che non c'è dubbio che questa. Tra l'altro, siccome non ero sicuro, io allora, poi, insomma, ero un po' appassionato di micologia, ho fatto il corso di micologia, ho stressato all'infinito il tossicologo del gruppo. Il fungo era quello, incontrovertibilmente, però per capire se era psilocibina semilanceata o un'altra cosa, bisognava fare un'analisi molecolare, ma no, a quel punto non mi serviva perché comunque funghi era quello, era incontrovertibilmente quello là. Quindi pensate quanto poi l'universo vi dà risposte rispetto a incontrovertibili, perché nessun'altra pianta, in nessun altro balcone, in nessun altro tempo, periodo sono spuntati quei funghi lì, cioè solo in quell'occasione. A quel punto li ho presi, li ho accartocciati in una bustina di carta e li ho messi dentro il libro a ricordo dell'evento. Come minimo, cioè, pensavo li avessi consumati durante la lettura. No, con due soli devo fare. No, ti posso assicurare che però quando li ho visti il mio stato era già stato spostato. Ero già in un altro mondo, Ci insomma. credo, ci credo, ci credo. Va bene, allora. A questo punto vi abbiamo dato già modo di pensare. Non dovete scriverle prima le risposte, dovete mandarle adesso, dopo che vedete rispuntare il nostro login. Allora, da questo momento in poi, quindi riscrivetelo, dopo Daniela Brassi, riscrivetelo. Da adesso in poi prendiamo le vostre risposte alla domanda che abbiamo fatto. Quindi le prime tre risposte, ormai lo sapete, verranno selezionate per partecipare al nostro concorso e alla premiazione del libro. Allora, qualche altra riflessione anche sulla donna bisonte bianco, nell'attesa che arrivano le risposte da casa. Ah, boh, dico qualche altra riflessione che avete da condividere con noi, voi due e due. Ah, io aspettavo, sì, io mi è venuto in mente, mentre parlavi del bisonte bianco, insomma, si parlava che sempre nel libro parli di altri animali che anche qui generalmente associamo all'uomo, al maschio, cioè come può essere il toro, l'orso, mentre qui,
nel tuo libro, insomma, si associa al femminino. Questo, anche Allora. questa è qualcosa che mi ha colpito tantissimo, perché per come ci hanno educati, diciamo, è quasi controintuitivo fare questo tipo di associazione. Quindi anche qui, insomma, ci deve essere stata una ricerca dietro molto interessante, immagino. Come sempre mi ha aiutato l'arte rupestre, perché proprio l'orso è uno degli animali totem del culto femminino. Per quale motivo? Perché era un animale che, un po' come il serpente, era la creatura che, un po' come il serpente, in qualche modo manifestava la morte e la rinascita. Andava nelle grotte, andava in letargo e magicamente, dopo diversi mesi, rinasceva. Non a caso, proprio a Chauvet, c'è un altare di pietra su cui è stato posto 30 anni fa il teschio di un orso, no? Di un orso preistorico, perché era uno di quegli animali sacri ed era una delle manifestazioni dell'idea, proprio come anche, non so, quelli che erano gli antenati dei nostri bovini, la stessa cosa, cioè erano tutte delle manifestazioni di creature. Che anche se noi molto spesso leghiamo all'elemento maschile, proprio come il toro per la potenza, la forza, in realtà venivano associate alla manifestazione di un principio, ripeto questo aggettivo perché è forse quello più importante, creativo, cioè quel principio che crea. E la cosa importante è che non è soltanto crea vita, crea anche Certo. l'altra vita. Perché comunque veniva sentito come un ciclo infinito, cioè nel senso si nasce, si muore, ma si rinasce. C'era questa idea che, come capitava al mondo naturale, misteriosamente in qualche modo poteva accadere anche a noi e anche agli animali a cui eravamo affezionati. Mi ricordo che qualche anno fa avevo letto un articolo di un ritrovamento. Di una sepoltura di una coppia con il loro cagnolino, che era morto molto giovane ed era estremamente malato. Quindi, come dire, anche nell'attenzione verso le creature che vivono con noi, che condividono la quotidianità, come dire, si augurava anche ad esse la rinascita in nostra compagnia. Quindi, e questo era uno dei volti della dea, cioè la giovane, la sposa e la vecchia, cioè per dire. Ogni fase della vita era contraddistinta da una manifestazione del principio creativo, qualunque esso fosse. Quindi non c'era bene o male, c'era un ciclo infinito che si ripete costantemente. Va bene, perfetto. Andiamoci a vedere le risposte che sono arrivate. Tra l'altro, dalle risposte mi è venuto in mente, naturalmente, ci andiamo a vedere prima dove avevamo lasciato il punto della Sì. cosa. Qua Daniela Brassi, Rossella Iello. Va bene, da questo punto in poi, lettura oltre confine, sia Iana che Koga a piedi nudi, sempre in contatto tra cielo e terra. Poi Loredana dice: lettura oltre confine, nei culti marinari popolari viene mantenuto il culto della dea madre. Mi viene in mente il culto della Madonna della montagna. E poi Rossella, sempre l'asta, che riscoprì attraverso altri simboli antichi culti ed equilibri ormai dimenticati e non più percepiti, quando il femminile sacro era al centro dell'esistenza umana. Allora, chiediamo a te quale di queste tre risposte ti convince di più nel merito? Che responsabilità. No, Non ti preoccupare, dai. Anche però sono tra tutte e tre sì. risposte interessanti, molto Sì, interessanti. mi piacciono molto tutte. Il contatto tra cielo e terra mi piace moltissimo. Sì. Il culto della Madonna della Montagna. Scendi ancora un pochino, quella di Rossella. Scelgo Rossella. Rossella, attraverso l'arte i simboli antichi, culti ed equilibri ormai dimenticati, non più percepibili, quando il femminile sacro è al centro dell'esistenza umana. Benissimo, allora Rossella Zappalà si becca. Osservabino gli altri, veramente. Va bene, no, vabbè, ma è un nostro modo per, insomma, giocare con gli amici a casa, non serve adesso che dobbiamo fare le riflessioni super metafisiche. No, invece ti dico, mi ha fatto venire in mente la prima risposta. Quello che è, tra l'altro, la tradizione, sempre perché in Sardegna, della gabbadora, questa figura femminile in qualche maniera, come
Così come una donna portava alla vita, sempre una donna aiutava ad accompagnare la persona sofferente, il moribondo alla morte. Quindi si manteneva. Non so se ha a che fare con anche quello col mondo magico, però in qualche maniera, forse sicuramente, la centralità della donna viene ricordata, perché l'aggabbatore non era un uomo, ecco, per dirne una. Certo. È un aspetto della dea psicopompa, certo. Certo. Accompagna il defunto, sì. Oh, va bene, allora non siamo proprio tabula rasa, qualcosa ancora ci funziona il cervello, dai. Allora, volevo dire a Rossella Zappalà di mandarmi sulla mail, che lo sapete, leali.del.bruco@gmail.com, ma la trovate anche sempre in descrizione. Questa è la nostra rubrica. La prossima volta che torni, Stefania, qui selezioniamo le domande più terribili che sono arrivate a commento a questo video e le Va bene. sottoporremo alla tua attenzione. Così ripartiamo Esatto. dalle vecchie. Rispondiamo, diamo continuità agli amici da casa e poi approfondiamo un nuovo titolo, un nuovo lavoro, quello che sarà l'oggetto della nostra attenzione della prossima puntata. Qua facciamo, come dire, diamo continuità a tutto. Allora, volevo dire a Rossella appunto di mandare a quell'indirizzo, il suo indirizzo di casa, se no non sapremmo dove spedirlo, accompagnato da un numero di telefono. Il numero di telefono è importante perché serve al corriere, quindi quando vi deve consegnare il plico deve sapere se siete a casa, quando consegnarlo o meno. Quindi Rossella leali.del.bruco@gmail.com, mi mandi tutti i tuoi riferimenti e riceverai il libro La Dea delle Origini. Va bene, che dire se non che è stata una strepitosa puntata, grazie. Sei fatto Grazie ragionare mille. su molte cose a cui magari non avevamo puntato la nostra attenzione, ma che da ora in poi faremo, insomma, più caso, perché là Sì. dove va l'attenzione va anche l'energia. Quindi ci accorgeremo prima della presenza della Dea delle Origini. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti che siete stati ad ascoltarmi, grazie mille, Speriamo gentilissimi. che di aver, insomma, di esserci divertiti, oltre che la chiacchierata, così ti avremo di nuovo qua, insomma, accetterai ancora il nostro invito. Certo, sì, Ok. mi raccomando. Vedo l'ora di parlare di Akhenaton. Ah, esatto, di questo ne parleremo perché appunto è un argomento che trattano in molti, ma sono convinta che, visto la tua esperienza, probabilmente aggiungerai qualcosa all'insieme insomma, di queste ricerche. Esatto, sono sicura, sono sicura, sono sicura. Benissimo, allora prima di salutarci ci andiamo a vedere quello che è il programma per domani sera, sempre alle 21, sempre qua sul canale delle Ali del Bruco, Gianmarco Landi, 8 novembre, elezioni mid-term. Lo sapete che c'è questo appuntamento di straordinaria importanza con le elezioni di medio termine, diciamo, negli Stati Uniti. E cercheremo di capire che non ha niente a che fare con l'elezione del nuovo presidente, cioè Biden rimane lì, non cambia il presidente. C'è molta confusione da questo punto di vista, ma cambiano gli equilibri all'interno delle due camere fra repubblicani e democratici. Però devo dire che Gianmarco Landi, che tra l'altro ho sentito, ha un'ipotesi di lavoro abbastanza interessante, per cui ci farà capire, tra l'altro lui l'ha scritto già molti, molti anni fa attraverso il suo blog, ci farà capire che se dovessero, diciamo, cambiare radicalmente i rapporti di forza, non è detto che a quel punto Biden viene sostanzialmente delegittimato e decida di prendere altre strade. Ma di questo ne parleremo domani sera, sempre alle 21. Allora, ringrazio Elisabetta, ringrazio Grazie a voi, naturalmente grazie a tutti. Stefania di questa bellissima puntata e noi ci vediamo domani sera e ci lasciamo sempre con il nostro video di battaglia. Vediamo se l'ha imparato Elisabetta. Ma perché mi metti Ti boccio sempre in anche a queste settembre. situazioni? Io vi ricordo che siamo tutti guerrieri, siamo tutte guerriere, su questo non ci sono dubbi. Perfetto, siate guerrieri e restate Siate guerrieri, guardinghi, restate guardinghi. guardinghi e Se guardinghe. Perché anche sempre. questa cosa dei plurali poi ci dobbiamo mettere d'accordo. No, perché sennò poi andiamo in quella storia LGBTQ+ e non ne No, usciamo. visto l'argomento di Il questa sera. politicamente corretto, no, ti prego. Va bene, una buona serata, ciao, alla Grazie a prossima. Ciao, tutti. ciao, ciao, ciao. Grazie. Facciamo partire anche la nostra sigla finale, se ci riusciamo, perché qua alla fine si blocca tutto.